che ha coinvolto Gianni Lettieri, suo competitor, due volte alle elezioni comunali. Lei che idea si è fatto di questa storia? Beh, sembrano fatti gravi, poi chiaramente c'è per tutti la presunzione di innocenza, anche se ci troviamo di fronte non solo a un'indagine, ma a un sequestro. Avevamo sempre detto che era necessario fare luce fino in fondo sulle opacità attorno alla vicenda Atitec. Quindi da questo punto di vista si vede anche in queste cose la netta differenza tra la trasparenza di Luigi De Magistris e della sua squadra e le opacità che ruotano attorno, fermo restando la presunzione di innocenza, a Gianni Lettieri.